Ciao a tutti amici, oggi vorrei presentarvi il nuovo romanzo scritto da Rosetta Spinelli che mi ha gentilmente regalato. Si intitola Nessuno ha il cuore perfetto ed è pubblicato da Edizioni Convalle. Vorrei leggervi la trama e alcune pagine dell'opera. Innanzitutto un breve cenno biografico dell'autrice. Rosetta Spinelli vive in Brianza, ha lavorato nell'ambiente discografico per molti anni come traduttrice e assistente del direttore artistico. In seguito ha scelto la professione di insegnante. Questo è il suo quarto romanzo. Nelle pause tra un romanzo e l'altro ha scritto due libri per bambini e due per ragazzi. La scrittura è la sua grande passione, ma anche una continua catarsi. Nel 2019 ha ricevuto il marchio di qualità nell'ambito della rassegna della microeditoria di Chiari con il suo terzo romanzo, La lieve carezza del tramonto. Martina è l'ottava figlia di una coppia di poveri contadini. Da subito la sua bruttezza e soprattutto i suoi capelli rossi, considerati indice di cattiveria e di maleficio, la renderanno una creatura emarginata e maltrattata, nonostante dimostri di avere un'intelligenza e una memoria fuori dal comune. Anna è figlia di Valerio, un medico che vive in una località sul lago di Garda, e di Margot, che viene dalla Provenza. È una bambina felice e amata, finché, quando ha appena 11 anni, i suoi genitori muoiono in quello che viene definito un incidente automobilistico. Sara è figlia di Checco, il macellaio di un piccolo paese in provincia di Verona, e di Rosita, una donna dal passato ambiguo che poco dopo la sua nascita se ne andrà e non si farà più viva. Tre donne che di fronte al dolore dell'abbandono reagiranno in modo diverso, tre destini inconsapevolmente uniti fino alla fine. Primo capitolo. Anna. La vecchia dai lunghi capelli grigi recitava con voce impostata, priva di qualsiasi accento dialettale, mentre si muoveva avanti e indietro in quell'angusto spazio, mulinando le braccia in drammatici gesti, degna emula di Eleonora Duse. L'ampia e lunga camicia da notte bianca che copriva il suo scheletrico corpo assecondava i suoi movimenti, frusciando leggermente. Domani, e poi domani, e poi ancora domani. Così, a piccoli passi, giorno dopo giorno, il tempo striscia fino all'ultima sillaba degli anni divenuti soltanto ricordo. E tutti i nostri ieri non hanno fatto che illuminare a dei pazzi la via che conduce alla polvere della morte. Una voce roca, irritata, insofferente, interruppe la sua esibizione. Zittisci, vecchia pazza! Sono stanca delle tue noiose sparate serali. Mi stai facendo venire l'emicrania! La vecchia si girò di scatto verso la sagoma informe sdraiata sul letto da cui era giunto quello sgradevole suono e l'apostrofò, irata e rossa in volto. Tu, stupida ignorante, baldracca che non sei altro, sappi che io sto recitando Shakespeare, il più grande genio teatrale che sia mai esistito. Questo è Macbeth, un'opera immensa, piena di significati. Ma cosa ne vuoi capire, tu che vieni dalle fogne del mondo? Lasciami declamare e impara se puoi. L'altra non sembrò meravigliarsi di tanta veemenza. Fece spallucce e si girò verso la parete, volgendole la schiena, non prima però di averle mostrato il dito medio in segno di disprezzo. Lei parve non accorgersi del gesto volgare, oppure ormai non ci faceva più caso, tanto che riprese tranquillamente da dove si era interrotta. Spegniti. Spegniti, piccola candela. La vita è solo un'ombra che cammina. Un povero commediante che si pavoneggia e si dimena per un'ora sulla scena e poi cade nell'oblio. La donna sul letto accennò un ironico applauso mentre l'altra si inchinava a un pubblico invisibile, elargendo grandi sorrisi. Sembrava quasi che entrambe recitassero la solita messa in scena serale, come se tutto facesse parte di un copione ripetuto all'infinito. Poi, come se di colpo fosse calato un invisibile sipario, anche la declamatrice tacque e si coricò sul suo giaciglio, si avvolse nella ruvida coperta che puzzava di muffa e chiuse gli occhi. Ma prima di addormentarsi, focalizzò il suo pensiero su quello che avrebbe recitato l'indomani davanti a quell'unica, recalcitrante spettatrice. Il programma era vastissimo, non c'era che l'imbarazzo della scelta. Alla fine decise che era giunto il momento di affrontare Riccardo III. Sorrise al pensiero,
e automaticamente ne mormorò l'incipit. Ora l'inverno del nostro scontento si è cambiato in gloriosa estate sotto questo sole di York. Dopodiché la vecchia dai lunghi capelli grigi si addormentò serena. Per fortuna non stava piovendo. Bene, quello che ho appena letto è una parte del primo capitolo del romanzo Nessuno ha un cuore perfetto di Rosetta Spinelli. Lo trovate sul sito di Convalle Edizioni. Vi ringrazio per aver ascoltato fino alla fine e vi abbraccio tutti augurandovi un buon proseguimento di giornata, serata o quello che state facendo nel momento in cui avrete ascoltato questa lettura. Un grande abbraccio dalla vostra Rosanna.